Ormai tutti quanti non vedono l'ora di sapere quando inizierà il nuovissimo evento del Winterfest 2022. Un evento attesissimo da tutti perché porta un sacco di regali, tantissime aggiunte qui all'interno di Fortnite. Ma quindi, qual è la data ufficiale in cui inizierà questo evento e soprattutto cosa uscirà? Bene, lo vedremo quest'oggi, tutto quanto in anteprima. Quindi mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi se anche voi non vedete l'ora che arrivi. Tra circa una settimana sarà finalmente rilasciato il primissimo aggiornamento di questo capitolo 4 di Fortnite. E potrebbe portare con sé anche tutto quanto l'evento del Winterfest 2022. Beh, scommetto che tutti quanti voi volete sapere in anteprima cosa arriverà in questo evento. Tutti quanti i regali, le nuove armi, i nuovi aggiornamenti e tutta quanta la nuovissima mappa che sarà aggiunta. Bene, è per questo, adesso andiamo a vedere tutto quanto in anteprima in questo video. Prima però killiamo questo nemico che secondo me non è iscritto al canale con campanella, esatto. E se anche tu vuoi sbloccare tutti quanti nuovissimi regali del Winterfest, mi raccomando, lascia like e iscriviti in 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, tempo scaduto. Se non lascia like e non ti iscrivi, non riceverai neanche un regalo. Ok, perfetto, passiamo subito a vedere tutti quanti i leaks di questo evento Winterfest 2022. Esatto, perché ce ne sono veramente tanti e tantissimi regali sono anche già stati spoilerati. E alla fine del video vi dirò anche la data ufficiale d'inizio di questo evento. Ora però andiamo subito a vedere le nuove schermate. Questa infatti sarà la nuova schermata del capanno di mezz'inverno, in cui vediamo tre skin, raga. Tre skin di cui due di queste saranno totalmente gratuite per noi. La prima è esattamente questa qua, ragazzi, Gafferenna a terra, lo vediamo appunto qui a terra. E la seconda è questa skin, ragazzi, questa skin invernale che è accanto a Jonesy, che però Jonesy l'abbiamo già visto su Fortnite, quindi non tornerà ovviamente come skin gratuita, ma sarà semplicemente nel negozio oggetti. Ma poi abbiamo queste due skin che saranno totalmente gratuite. E poi ovviamente vediamo che il capanno di mezz'inverno, che sarà disponibile in lobby ovviamente per aprire i regali ogni giorno, è anche cambiato, è differente dagli scorsi anni. Ma questo non è assolutamente l'unica cosa che conosciamo, infatti sono già stati leakati due dei regali che saranno disponibili per noi. Abbiamo questa discesa, raga, questa scia veramente strabella, che praticamente non riesco a capire bene cosa sia, ma è veramente bellissima. Tra l'altro poi vediamo anche questo deltaplano, un'altra ricompensa, appunto un altro regalo che sarà aggiunto su Fortnite, che contiene sostanzialmente tantissimi snowboard che già abbiamo visto su Fortnite. E tra l'altro sopra, raga, all'apice c'è anche una statuetta, una specie di pupazzetto di Crackshot. Veramente figo questo deltaplano, non ho mai visto qualcosa del genere su Fortnite. Quindi questi erano due regali che sono stati leakati, ma andiamo subito alle prossime informazioni e ai prossimi leaks in anteprima. Molto probabilmente in questo Winterfest torneranno anche gli aerei, perché appunto sono stati leakati alcuni cambiamenti, alcune modifiche appunto per quanto riguarda il carburante e in generale il controllo degli aerei. Se vi ricordate, gli aerei dovevano tornare nella season 4 capitolo 3 di Fortnite, quindi nella scorsa, ma poi Epic Games per qualche motivo non li ha più aggiunti. Bene, probabilmente il motivo era che sarebbero tornati a questo Winterfest, quindi dobbiamo assolutamente aspettarceli, visto che sono stati modificati e visto che molto probabilmente saranno aggiunti come hanno fatto due anni fa con il Winterfest 2020, in cui erano tornati gli aerei dopo ben due anni. E voi cosa ne pensate degli aerei? Scrivetelo nei commenti, vi piacciono oppure no? Oltre a questo Apex Liquid... Oltre a questo Apex, il leaker più importante di tutto Fortnite, ha anche leakato questa nuova arma che sarà aggiunta, che dovrebbe essere una nuova arma corpo a corpo, da quello che ho capito, un po' come il martellone gigantesco di questa stagione. E tra l'altro questa nuova arma che sarà aggiunta farà 70 di danno a colpo, e se colpite 3 volte, raga, dovrebbe fare appunto 210 di danno, quindi dovrebbe addirittura shottare i nemici. Ok, credo che sia un'arma veramente fortissima. Non so cosa c'entri con Natale, contando che è un'arma praticamente di Halloween, cioè da la texture è molto molto simile a Halloween, ma niente, l'importante è che la mettano su Fortnite. Potrebbe essere appunto aggiunta con la prossima patch, che come vi ho detto prima dovrebbe essere la prossima settimana. Infatti sì, la prossima patch dovrebbe essere stata confermata, o almeno quasi confermata, per il 13 di dicembre. Non è una data certa, però dato che è martedì, comunque si sa che le patch escono sempre di martedì, potrebbe uscire appunto il 13 dicembre. Insieme a questa patch potrebbero uscire tantissimi leaks del Winterfest. Non si sa ancora se con la patch effettivamente uscirà proprio l'evento del mezz'inverno oppure soltanto alcune informazioni che vi porterò ovviamente nei prossimi video. Quindi like e iscrizione, raga, voi dimenticate di mettere like e di iscrivervi, dovete assolutamente farlo. Cosa, ancora non ha inserito il codice creatore Nax con Wix nello shop? E cosa aspetti a farlo? Mi raccomando, inseriscelo se vuoi supportarmi totalmente gratis. Codice creatore Nax con Wix nel negozio oggetti.
Tra l'altro Fortnite sta anche lavorando a delle nuovissime meccaniche di movimento del nostro personaggio. Come sapete infatti Fortnite ha aggiunto lo scatto, l'arrampicata, la corsa, la scivolata eccetera eccetera. Ma non è tutto, infatti nei prossimi mesi Fortnite dovrebbe aggiungere tantissime nuove meccaniche di movimento, tra cui l'arrampicata, la camminata sui muri. Sostanzialmente potremo sostanzialmente arrampicarci sui muri, un po' tipo Spider-Man. E oltretutto aggiungeranno anche il double jump, quindi potremmo sostanzialmente andare a jumpare, quindi a saltare due volte per arrampicarci meglio. Cioè raga, praticamente diventeremo tutti quanti Spider-Man con queste nuove meccaniche. Il double jump tra l'altro era già stato aggiunto su Fortnite tramite quelle specie di granate bomba che erano state aggiunte circa 3 anni fa, con cui potevamo sostanzialmente andare a jumpare due volte. E sì, erano bellissime. Prima abbiamo parlato ovviamente delle due skin che saranno aggiunte gratuitamente per questo Winterfest, e anche di due regali tra l'altro che sono stati leakati, che vi ho mostrato. Ma ovviamente sono sempre aggiunte per tutti quanti gli Winterfest 14 ricompense, quindi 14 regali. Beh, un'altra di queste ricompense che probabilmente potrebbe arrivare qui su Fortnite è proprio questa emote, che è soltanto un concept, ma comunque come vedete è veramente stra bella. E secondo tutti quanti i leaker il prossimo aggiornamento, quindi appunto il 13 dicembre uscirà questo nuovo aggiornamento, beh sarà una bomba, conterrà infatti tutte quante le informazioni o quasi che vi ho detto in questo video. Infatti potrebbe contenere l'evento Winterfest, potrebbe contenere quella nuovissima arma a piccone, potrebbe ovviamente contenere gli aerei, e oltretutto potrebbe anche contenere delle nuove moto. Infatti sì, sono state leakate delle nuove moto che dovrebbero uscire durante il corso di questa season 4 di Fortnite. E finalmente sì, Fortnite sta per aggiungere un lanciafiamme in game. Per tutti quanti noi amanti del fuoco, non dovremmo più andare a prendere le lucciole da per terra, ma abbiamo un'arma. Come vedete è veramente figa, peccato che in questa clip non infuoca le cose, ma perché ovviamente è una fase beta. Ma guardate che arma figa raga, un cavolo di lanciafiamme su Fortnite. Scrivete nei commenti raga se voi siete amanti del fuoco su Fortnite. Io sì, mi piace sempre dare fuoco a qualsiasi cosa. Tra l'altro come si nota anche da questa immagine, la neve è iniziata ufficialmente a cadere sulla mappa, un altro segno per farci capire che il Winterfest è ormai vicino. Quindi adesso facciamo una cosa, tutti quanti nei commenti scrivete qual è il vostro capitolo di Fortnite preferito dall'1 al 4 e vediamo un po' quale vincerà. Tra l'altro è anche uscita la skin di Hulk, mamma mia raga, cioè io non la compro perché non lo so, cioè è troppo grossa. Però se voi la comprate, ovviamente codice supporta un creatore Nax2x raga, mi raccomando. La sua emote su questa skin fa un effetto un po' strano, una donzella che urla in questo modo. E tra l'altro guardate quante cavolo di skin natalizie ci sono nel negozio oggetti. Ok raga, detto questo, mi raccomando, scrivete il vostro capitolo di Fortnite preferito nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ovviamente codice Nax2x, chi non lo mette è un nabbo. Bella ragazzuoli.